Piogge e mareggiate nelle ultime ore hanno nuovamente provocato danni sul lungomare nord di Casalbordino. Qui nella giornata di ieri una parte della sede stradale con annesso un muretto sono stati inghiottiti dal mare. L'area è stata transennata e la viabilità è possibile solo con un senso unico alternato. È la seconda volta che accade, infatti già nel novembre del 2019 si era verificato un caso analogo. Questa mattina il sindaco Filippo Marinucci ha fatto un sopralluogo con l'assessore Carla Zini e con i tecnici della regione Abruzzo. Questo è un disastro annunciato perché è il fallimento del progetto Ancora a Casalbordito, un progetto che è stato pensato tanti anni fa e non è mai avuto benefici, perché oggi Casalbordino è la dimostrazione che le barriere soffolte e non funzionano su Casalbordino ma anche su altre parti, e bisogna difendersi come si difendono tutte le altre parti. La regione ha provveduto a fare l'unità fisiografica Casalbordino per staccarlo dal progetto Angolo, e adesso il mio compito è quello di accelerare questo progetto per far sì che le prossime opere di difesa della costa sono le opere che servono per Casalbordino. Qui deve passare la via verde, deve essere messa in sicurezza, perché questo è un litorale che deve essere valorizzato. Presente anche l'ingegner Marcello D'Alberto delle opere marittime, che si adopererà per la messa in sicurezza dell'area. Siamo venuti qui a prendere visione un attimo dello stato dei luoghi con il sindaco e con il responsabile tecnico dell'ufficio comunale. Prontamente ora rimetteremo una relazione sui danni subiti per concedere un finanziamento e consentire in somma urgenza il ripristino dei danni. Chiaro che qui a Casalbordino, sul tratto nord del litorale, da anni si registra un trend negativo di arretramento della linea di costa, ed è per questo che la Regione Abruzzo ha già avviato una procedura di variante puntuale al piano di difesa della costa, che ha avuto già la sua esecutività con regolare delibera di giunta regionale, e da lì ora abbiamo avviato il progetto di fattibilità tecnica e economica, appunto per un'opera strutturale che si ricolleghi alle barriere emerse già realizzate a sud del litorale di Torino di Sangro, fino ad arrivare alla zona località La Madonnina di Casalbordino, a ricollegarci con le celle emerse già realizzate. Quella è un'opera strutturale che richiede tempi più lunghi, ma che comunque è già avviata come procedura.